Spesso i pazienti giungono alla mia osservazione chiedendomi di respirare meglio. Talvolta sono dei pazienti allergici, talvolta hanno subito un trauma, altre volte hanno semplicemente una deformazione della struttura del naso, del setto, dei turbinati, che rende difficile il passaggio dell'aria. Una volta questo intervento veniva eseguito in una maniera abbastanza invasiva, con dei grandi scollamenti che prevedevano il posizionamento di tamponi nasali per lungo periodo. Oggi, grazie alla tecnologia, in particolare all'endoscopia, che ha ridotto i tempi di intervento e soprattutto l'entità degli scollamenti, delle fasi chirurgiche, riusciamo a lavorare solo lì dove è strettamente indispensabile. Questo consente un intervento con tempistiche ridotte e consente anche una degenza ridotta. Spesso il paziente dorme solo una notte o addirittura va a casa in giornata, cosa al tempo impensabile. Quindi la tecnologia al servizio dei nostri pazienti e in questo caso della settoplastica per farci respirare meglio.